La partenza è stata abbastanza positiva, nonostante non ci aspettavamo, visti gli eventi internazionali, che ci fosse questo riscontro così, diciamo, a breve tempo. Ci sono state molte prenotazioni anticipate rispetto agli anni precedenti e quindi diciamo che siamo partiti con il piede giusto, anche forti del nostro prodotto. Noi oramai da anni puntiamo sempre sulle stesse strutture alberghiere in maniera abbastanza massiccia, soprattutto in Sardegna, dove abbiamo un ottimo contingente camere in strutture alberghiere di un certo livello qualitativo. E siamo riusciti anche quest'anno a mantenere finora fermi anche i prezzi con la nave gratis, e senza applicare per il momento, e speriamo di rimanere ancora in questa condizione, aumenti di carburante o spese supplementari dovute dal caro prezzi e soprattutto dall'aumento dei carburanti. Noi l'altro anno ci siamo attestati su circa 3.200 agenzie sul territorio nazionale. Quest'anno il nostro obiettivo sarebbe di arrivare ad avvicinarci alle 5.000 agenzie. Anche forte del fatto che siamo presenti come fornitori di quasi tutti i network nazionali con ottimo riscontro, quindi crediamo di potercela fare. Il bilancio dell'AMBMT, come tutti gli anni, è sicuramente positivo, perché per quanto ci riguarda è un'ottima vetrina che ci permette di presentarci a tutto il mercato del centro smaggio, soprattutto abbastanza massiccia.